Noi siamo qui stasera alla libreria IGS di Firenze, che ringraziamo per l'ospitalità, in particolare per una persona, direttrice, che è Alberta Perugino per l'ospitalità. Sempre particolare venire a Firenze per tante cose, quindi siamo qui a presentare il libro, come è stato già anticipato, il libro di Ranghetti, La cartolina di Gramsci a Mosca, la politica a noi, 1922-1924, è di una miseria del saggino. È un libro molto, molto particolare questo perché di questa sera, perché è un libro molto intenso che si sviluppa su vari piani, come è stato detto da una delle bellissime critiche che hanno accolto questo libro. E è un libro che si svolge sul piano storico letterario, 1922-1924, sul piano filologico letterario, perché parliamo di Gramsci, il filologo che scrive. C'è scritto poi uno un monumento al pensiero maschio. Ed è poi c'è anche l'aspetto psicologico sentimentale. E il parlare di questo libro non è semplice, perché è un piano, sono tutti quanti piani importanti che si intersecono l'uno con l'altro. Allora ho pensato stasera, dopo aver molto amato questo libro, come si può parlare di questo libro? E allora mi è venuto in mente una cosa. Ranghetti è una delle più importanti studiose della letteratura italiana, storica, filologa, studiosa di Gramsci. Ha già realizzato un libro per l'Asino d'Oro, Gramsci nel cieco carcere degli eretici, un libro che è stato definito da subito un libro politico, un libro di rottura per gli studi fino allora di Gramsci, e un libro con cui lei si misura con il Gramsci del carcere, i quaderni del carcere, il Gramsci del 33, del 1933, Gramsci in carcere del 1926, già tutto è successo. Il libro di cui andiamo a parlare oggi è un libro che per me è stata quasi una sfida che Ranghetti ha fatto a se stessa, perché è andata a trovare il pensiero di Gramsci giovane, trentenne, che già importante personaggio nella cultura e nella politica italiana, viene chiamato in Russia da Lenin. E quindi prima di andare avanti io ho pensato, io allora voglio cominciare da dove ha cominciato Ranghetti, che nel suo studio approfondito di Gramsci ha trovato un documento che faceva parte delle lettere, addirittura la documentazione che le sorelle Schutt hanno dato a Togliatti nel 1946, in cui c'era un documento che non era stato neanche catalogato, è la cartolina di Gramsci, una cartolina bellissima dove ci sono dei disegni che danno un senso del movimento, una persona che come me che ha sempre amato i fumetti, io dico sempre che il disegno a volte è più immediato della parola, c'è una donna, un letto che scappa, un letto che scorre, c'è il viso forse Gramsci, dei testi satirici che sono qui in questa cartolina. Questa cartolina è stata pubblicata per una volta nel 1987, ma nessuno si è mai soffermato. È stata poi riprodotta nell'epistolario del 2011, del 2009, primo libro del 2009. Allora mi sono chiesta, ma questa cartolina era sotto gli occhi di tutti? Ranghetti l'ha vista e ha cominciato a fare una ricerca incredibile, di documenti, per capire che quello che stava succedendo in quel momento storico quando è stata fatta la cartolina, 1922. Molti di questi documenti sono completamente abbandonati, ho ritrovato autori, autrici di cui non si parla più da molto tempo. E tra i vari documenti e ricerche c'è una ricerca che è stata pubblicata nel 2011 da una ricercatrice della Fondazione Gramsci, che attraverso un'attenta analisi delle lettere di Gramsci scopre che, indirizzata a una carissima compagna, scopre che dietro questa carissima compagna in realtà c'è il rapporto di Gramsci con due donne russe che la vedono. Comunque torniamo a questo discorso della cartolina e di come Ranghetti ha, con un metodo di ricerca, di cui poi vorrei chiederti qualche cosa, Noemi, con un metodo di ricerca che è assolutamente particolare, ripeto, un documento che era sotto gli occhi di tutti, e fa questo, incomincia a rapportarsi a Gramsci italiana. Siamo, ripeto, nel 1922, Gramsci arriva in Russia, parte dall'Italia alla fine di maggio, arriva a giugno, arriva a Mosca i primi giorni di giugno, invitato da Lenin,
che è venuta a conoscenza di questo importante personaggio politico che a Torino ha fondato i consigli di fabbrica, una delle cose di cui possiamo parlare. In realtà è un personaggio politico molto importante, è una persona che è già conosciuta sia per quello che ha scritto dal 1911 fino a questi anni a Torino e per la sua dimensione politica. Arriva in Russia, quindi conosce la dimensione russa a soli 4 anni dopo la pace di Tomsk, che vede completamente dissolto l'impero zarista. Nel 1913 l'impero zarista era stato festeggiato per il terzo centenario della dinastia dei Romanov e ci sono dei pezzi di filmati che sono bellissimi, sembra che questo impero zarista debba durare ancora 1000 anni. Nel 1917 sappiamo quello che succede, non solo, ma era scomparso anche l'impero austro-ungarico, quindi ci si trova in un momento in cui tutto deve essere detto, tutto deve essere fatto, perché c'è questa rivoluzione bolscevica che per la prima volta si presenta e deve formare uno Stato, diciamo così, questo un po'. Il rapporto di Gramsci, così appunto importante, richiesto anche dallo stesso Lenin per andare in Russia per parlare di quello che deve succedere, cioè il rapporto in Italia, le cose non stanno andando molto bene, si incrocia con il rapporto con due donne che sono tutte e due nell'apparato del partito bolscevico. Il rapporto di Gramsci con le donne è un rapporto che non può essere disgiunto da un coinvolgimento di queste donne, cioè un'attività per cui il rapporto con le donne, come vedremo poi più in profondità, è un rapporto decisamente, è veramente un rapporto intenso, dove si comprendono l'uomo e la donna, anche non soltanto l'attività amorosa, ma anche in quell'attività politica. Ma non finisce qui, e vado poi concludendo, perché c'è un'altra scoperta che fa questo tipo di rigorosa ricostruzione, che scopre che attraverso il rapporto che lui ha con Lulka, scopre Gramsci va a affidare a Lulka la traduzione di un libro di Bogdanov che si intitolava La Seta Rossa. Bogdanov è un medico psichiatra che ha fondato il bolscevismo. Quindi è l'alter ego di Lenin. Sergio Luzzatto, in una bellissima recensione scritta sul Sole 24 Ore, lo definisce la bestia nera di Lenin, perché è una persona che si contrappone a Lenin e che viene però praticamente tolto di mezzo. Nessuno sa più niente di questa crisi, di questa contrapposizione che c'è nel partito bolscevico. Finisco questa cosa per sottolineare questo rapporto, si chiama questo triangolo amoroso, tra Gramsci, la prima donna che lui conosce, una donna che conosce l'italiano, che è Eugenia Schütt, e poi, quando il rapporto con questa donna non funziona per ragioni probabilmente anche ideologiche, il rapporto poi con la Lulka. E comunque questa cosa è importante perché in qualche modo non è vero che Gramsci ha avuto soltanto una donna, con una certa versione che ci ha portato di Gramsci, non ha mai voluto vedere, come se fosse una cosa che non si doveva dire, che Gramsci ha avuto un altro rapporto precedentemente. Questa cosa è importante non per il rapporto in per sé, è perché è un'altra dimensione della manipolazione che di Gramsci è stata fatta in tutti quanti gli anni dalla sua morte e soprattutto dal dopoguerra in poi. Infatti questo libro, che ripeto è densissimo e lascia a voi il piacere di leggere questo libro, che si legge nonostante l'intensità con una leggerezza incredibile, perché chi scrive ha questa calviniana leggerezza, e il libro finisce con un epilogo che è importantissimo, perché se con questo epilogo si arriva alla fine di questi 2 anni, in realtà questo epilogo apre una prospettiva molto più importante. A questo punto, avevo già fatto, lascerei la parola a Carlo Papignani, che è anche un scrittore giornalista, come è stato detto. Lui ha fatto 2 libri, uno per l'Asino d'Oro, con Lombardi, intitolato Lombardi e Fenicottero, che parte da un altro personaggio che tendo un pochino a dimenticare, Riccardo Lombardi, il suo rapporto anche più con una donna, il suo ricordo, veramente.
Ha fatto un secondo libro, edito da Castelvecchi, Diversamente ricchi, che era proprio una frase di Lombardi, ed è un giornalista d'inchiesta. E io lo devo dire qui anche con grande, anche per darti dei ringraziamenti, perché grazie alle inchieste di Carlo Patrignani, che non si ferma mai alla verità raccontata, ma va sempre oltre, noi stessi, con il gruppo storico dell'Associazione Culturale Monopsiche, abbiamo avuto modo di conoscere e approfondire argomenti, cito per tutti il Bruno Amoroso, perché è morto da poco tempo, mi fa piacere di tornare. Allora Carlo, tu hai scritto un bellissimo articolo proprio sul rapporto di Gramsci con le donne. E insomma, ecco, soprattutto su questa cosa, visto che parlavo anche di Lombardi, sul rapporto con le donne, ci vuoi dire qualche cosa rispetto a questo rapporto? Buonasera a tutti e grazie infinitamente per la vostra presenza. Io prima di rispondere alla domanda di Sonia, mi torre il dovere di dirvi che sono molto emozionato a presentare questo libro, perché è un libro estremamente, oltre che scritto bene, molto documentato, e è un libro che è curato molto bene da Noemi, con la quale diciamo, sono anni che è aperto da me lei un confronto su periodi storici, su politica anche, che sono rientrate entrambe nel percorso da qualche anno, diversi anni in qua, del gruppo Storia. E quindi tanto a Sonia quanto a Noemi va, diciamo così, un riconoscimento molto sentito da parte mia, sia per l'attività del gruppo Storia e a Noemi in particolare, perché ha voluto che io facessi per lei questa presentazione. E quindi, come dire, il peso, la responsabilità di stasera la sento tutta. Come nasce questo articolo citato da Sonia? Nel 2012 si parlava di Gramsci per un invito edito dallo stesso Carmine Donzelli, il principe moderno, e io lì ebbi, diciamo così, una, non so per quale motivo, ripresi in mano la lettera di Nipoti, che è un abbiato, la donna che per 52 anni era stata con Riccardo Lombardi e aveva lasciato pochi mesi prima di morire. In questa lettera in cui lei, raccontando della sua esperienza milanese negli anni 25-30, quegli anni abbastanza importanti per il PC e il Partito Comunista d'Italia, che cominciava a mettere in piedi la sua struttura organizzativa, lei si trova a Milano e come pendotero insieme ad altre donne, tra cui Rita Montagnana, la donna di Togliatti, Teresa Noce, la donna di Luigi Longo, e poi una donna insomma, un po' particolare, che era Pia Gavena, e lei ne parla come la donna di Gramsci, però timorosa, e dice questa era la donna di Gramsci, ma non dove fare mai libero. Salvo il fatto che i due erano innamorati, perché Gramsci l'aveva chiamata nella redazione dell'Ordine Nuovo, e Pia Gavena e Gramsci hanno una storia d'amore. Poi lui viene chiamato a Mosca e quindi inizia quello che Noemi chiama il triangolo d'amore con le due sorelle Scizie. Gli anni insomma, che lui passa a Mosca sono anni terribili, sono anni tremendi, in cui si comincia a prefigurare
il passaggio da Lenin a Stalin. E Lenin tra l'altro è anche malandato, ha avuto un ictus. E in questo soggiorno russo Gramsci ha questo rapporto prima con Eugenia e poi con Giulia. E sono rapporti abbastanza, come posso dire, tormentati, ma lui li vive intensamente, molto, diciamo così, il colpo di pugno è quello che lui ha con Giulia e lo porta appunto a lasciare Eugenia come precedentemente aveva fatto con Pia. Con la carena. Non mi dilungo più di tanto su questo periodo, sulla storia, eccetera, perché Sonia ha detto quanto basta vedere, Noemi poi sicuramente è puntigliosa com'è, aggiungerà tutto quello che manca di questo periodo. Mi piace invece dal punto di vista, e qui c'è la mia deformazione professionale, non so che farci, la notizia, ecco, la notizia dentro questo libro, qual è? Sì, certo, era cartolina questo documento, mai studiato, mai pubblicato, mai analizzato. Dopodiché, però, giornalisticamente la notizia, diciamo che dovrebbe essere, diciamo così, diffusa, è quello. È una frase che a me ha lasciato di stupore. Quello che dice Giulia a Eugenia è finito. Cioè quando Gramsci parte da Mosca per andare prima a Vienna e poi successivamente in Italia, è un uomo finito, è un politico che non serve più. Allora questa è una notizia grossa, una notizia grossa perché? Perché parla, dice qualcosa che sul piano storico, sul piano politico, sul piano fondamentalmente storico-politico va compresa meglio, forse va ancora di più scavato per capire che gioco è stato messo in atto nei confronti di Gramsci. Eppure lui stava in un mondo politico un po', diciamo così, ideale, era quello, su che cosa si scontra, perché a un certo punto succede che dopo il soggiorno a Mosca, eccetera, tornato in Italia, lui trova quasi il deserto, mi viene da dire, cioè lo dice poi chiaramente, più e più volte nei quaderni del carcere. Tornato in Italia succede, sboccia un terzo amore, forse non ha il tempo di essere consumato, come si potrebbe dire, con la terza sorella Schulze, che è Tatiana, che non è mai andata a Mosca come invece hanno fatto le altre due sorelle, è rimasta in Italia e Gramsci, diciamo così, è curioso, vorrebbe capire perché lei non è mai tornata in Russia. Che cos'è? Che cosa c'è dietro questo rifiuto italiano? Poi nel 26 è arrestato e contava molto sull'immunità parlamentare, ma è salta come quella. Passano due anni e c'è il processo. E il processo è qui bravissima Noemi da questo punto di vista, che fa riferimento a un storico russo, Leonten, che racconta, dice, Gramsci è tornato in Italia verso la gloria e verso la sua rovina. Sì, una frase che lascia veramente esterrefatti, no? E racconta appunto quegli anni, no? 26-28, il processo, la lettera di Grieco che parte, una cartolina postale che parte da
dal Deluxe dove era stato ospitato Gramsci, e che diventa, diciamo così, la prova provata della condanna, che comunque io penso che lo avrebbero, diciamo così, comunque condannato. E, da, e lì poi c'è tutto il discorso, insomma, che arriva fino al, alla fine dei suoi giorni. Ecco. La notizia grossa è questa, no? Per secondo me, secondo la mia visuale di formazione, poi quasi mi smentirà sicuramente, ma questo è il bello della dialettica tra me e lei, questo continuo rimpallare un'opinione con un'altra. Gramsci resta, è un comunista, su questo non ci piove, è un comunista nobile, è un comunista diciamo sui generis, come si suol dire, è un comunista eretico, cioè uno che non si affida mai, diciamo così, alla quotidianità, è uno che addirittura arriva al punto di dire e di farlo poi. La politica e l'attività politica hanno bisogno, necessitano continuamente della fantasia, perché è attraverso la fantasia che poi, diciamo, potrebbe anche adombrare una sorta di utopia, si viene in contatto con i dolori, gli affetti e i bisogni della gente, delle persone. E quindi la politica che deve rispondere a queste, alla vita di tutti i giorni della gente, non è una cosa astratta, una cosa che si confeziona e si fa a tavolino o nei palazzi di vetro, diciamo così. La politica è un confronto continuo, una ricerca continua, uno studio, e in questo Gramsci è grande. Quindi è un personaggio molto complesso, molto come dire, fuori dagli schemi, incorruttibile, onestissimo, bellissima, la recita di nuovo e la lettera che gli scrive alla madre, che è fantastica, insomma, io so che ti devo dare un dolore, però un figlio può farlo, ma io lo faccio in nome delle idee in cui io credo. Ecco, se mai dovesse succedere, come credo più o meno nella storiografia succede questo, che Gramsci possa essere stato uno sconfitto dalla storia, non è affatto vero, perché in maniera molto semplice, se si guarda alla storia, ai fatti accaduti, alla realtà di oggi, no? E Noemi questa è stata acutissima, perché lei fa uscire insieme ad un editore veramente super questo libro nel 2017, esattamente a 100 anni, un secolo dalla rivoluzione bolscevica e da quello che veniva considerato un po' l'Eden per tutti, il punto di riferimento per miliardi di persone. Guardandolo soltanto così, viene da dire quanto aveva ragione lui, cioè Gramsci, nella presa di distanza dal regime staliniano. Lo capisce per tempo. E l'altra cosa particolare che mi ha stupito e che mi ha riguardato pure un po', diciamo così, direttamente, è che lui lo fa, questo dissenso lui lo porta, diciamo così, non alle estreme conseguenze, al muro contro muro, ad una cosa eclatante, eccetera, eccetera. È un dissenso che veicola, che fa, diciamo così, arrivare alle persone con 100.000 stratagemmi. La cartolina è bellissima, appunto, è di Noemi, su cui si sofferma tantissimo. È un veicolo in cui lui sta dicendo qualche cosa. Quel contro rivoluzionario, prendetelo, cioè lui parla di se stesso. E infatti ricorrendo a questi disegni, schizzi, vignette, chiamateli come volete, denotano già lì una distanza, un qualche cosa che lui dove girà, di nuovo ormai mi segue con una panzana o no, ha già capito che in quale sistema, soggiornando a Mosca, lui è di fronte.
lo stesso richiesta che fa a Luca di tradurgli il libro di Bontano, non è un caso, non è una cosa fortuita. Su Marte, immagina Bogdano, è stata realizzata la società socialista utopica, no? Benissimo, l'utopia è parte integrante del personaggio di Gramsci, no? Quindi ecco, in questo contesto mi ci sono immerso leggendo il libro, perché è un qualche cosa che corrisponde, che mi corrisponde, che dovrebbe corrispondere poi, diciamo così, come traccia, come valore, diciamo, sotto certi aspetti, alla politica di oggi. Se guardiamo quello che è oggi la sinistra, beh, insomma, Gramsci ha tutte le ragioni di essere, diciamo così, come dire, riconosciuto in maniera non sospetta, no? Cioè non è che dopo dalla morte di Gramsci a oggi il tempo sia passato in vano. Se si riprendono le produzioni, il pensiero, l'azione di Gramsci, li si porta ad oggi, beh, se c'è questa crisi, questa deriva populista, questa sfasciata, una politica fatta in un certo modo, è perché è mancata quella fantasia di cui Gramsci era, fornito, e che voleva che diventasse un modo di fare politica di quel partito. Ultima cosa, l'egemonia culturale, che si lega direttamente, credo, di non sbagliare, proprio a questa sua produzione tra utopia, fantasia. E comunque l'egemonia culturale è qualcosa di diverso dalla rivoluzione armata, e a Gramsci la rivoluzione armata ripugnava, e ripugnava la crudeltà. Ecco, allora, se uno guarda le cose in questa ottica, non può che dire che Gramsci aveva ragione su tutto. E nell'epilogo, come dire, c'è una porta aperta, cioè non è l'eroe sconfitto per cui adesso basta, pugniamo e rassegniamoci, no. C'è qualcosa che non è brillantemente, è come se da questa sua immersione non solo in Gramsci, ma in tanti altri autori, da Marx a Feuerbach, posso metterci anche tra poco, così di lato, anche Heidegger, noi mi trova una porta, una via d'uscita. Lo dice chiaramente a pagina 211. Quella via d'uscita è ciò che è mancato sempre, anche ai più grandi pensatori, e cioè un corpus teorico sull'essere umano. Il pregio di questo libro è dell'editore, che lo ha voluto, che lo ha preteso, che lo ha fatto, è proprio questo, cioè riprendere pezzi d'argento, d'oro della storia, e con i quali prefigurare un futuro che non è di rassegnazione. Vi ringrazio. Se poi scegliete il cielo, Gramsci va proprio, in qualche modo, non so se Gramsci aspettava te o tu hai trovato Gramsci in qualche modo in questa maniera. Io credo, tu hai trovato Gramsci, perché effettivamente da essere l'autore più citato, avere questo fatto di essere l'autore più citato, l'abbiamo trovato, mi ricordo, quando ci fu quel festival di Sanremo, uscì fuori Gramsci, da lì cominciò un continuo a citare Gramsci, ma uno studio di Gramsci sistematico ci riporta al pensiero di Gramsci attraverso il metodo di ricerca che ha fatto Noemi, effettivamente l'ho mai trovato, sì, affrontava sempre Gramsci con un pregiudizio, poi portava avanti Gramsci come persona, come personaggio del partito intero. Buonasera, è difficile cominciare a parlare.
Io sono emozionata quando parlo a Firenze perché ci ho insegnato per 30 anni e ci ho vissuto per 30 anni. Infatti vedo qui presenti alcuni miei ex allievi, di cui uno non vedevo più da quando ci avevo avuto a scuola ragazzina. Riconoscibilissimo, quindi amici, poi qui tra il pubblico vedo e ringrazio naturalmente la libreria, ringrazio gli amici che hanno parlato prima di me, Samia e Carlo, ma insomma qui in libreria vedo anche Elisabetta Amalfitano che era con me nella presentazione, la prima presentazione del libro precedente, del Gramsci precedente, Gramsci nel cieco carcere degli eretici che abbiamo fatto al Festival Più Libri Più Liberi di Roma nel 2014, che era con me, con Sonia, insieme a Nove Canali. E poi vedo Luca Paolesu, per cui dire che il primo qui presente in libreria, che il primo, la prima volta che si è parlato con estrema libertà di Gramsci non sono stata io, la prima non sono stata io, ma è stato lui. Lui è un nipote di famiglia e di casa, Luca Paolesu, perché è un nipote della sorella prediletta di Gramsci, Teresina Teresa. E quindi lo ringrazio di essere qui tra noi, anche lui è fiorentino, vive a Firenze, lo ringrazio moltissimo e avrò anche una domanda da fargli dopo, molto importante, almeno una, diciamo. Lui ha pubblicato comunque, prima nel 2012 Luca, nel 2012 un libro bellissimo, Nino mi chiamo, se non lo conoscete, è una ricreazione del piccolo Gramsci, un fumetto, perché in questa famiglia sono fumettari, ma sono disegnatori, c'è un estro del disegno, per cui Luca evidentemente, non so se è una cosa genetica, non credo, però il talento è l'estro. E non è vero, perché il libro non è un fumetto, il libro ha un contenuto anche molto, molto forte, diciamo, un contenuto anche politico, se volete, e culturale, molto forte, veicolato, quindi passato in qualche modo sotto lo sguardo anche severo che hanno i gramsciologi laureati, diciamo, perché lui ha trovato questo modo per farlo passare, ha trovato il modo e ha disegnato il piccolo Nino, bambino con una vestina bellissimo, ora non ce l'abbiamo, ma ce l'hai portato, ce l'ha qualcuno Nino, qui nessuno, forse la libreria ce l'ha, non ce l'hai portato Nino con te. Ecco, allora volevo dire intanto per cominciare che la prima volta che fu pubblicata la cartolina, per l'appunto, non era inedita la cartolina, non è comparsa all'improvviso, però sì, è comparsa all'improvviso, ma nel 1987, grazie all'edizione che ne fece di tutte e quattro, perché le cartoline sono due, viaggiavano, le cartoline postali, quelle nostre di una volta, gialline, qualcuno se le ricorderà, che avevano un lato, quella russa è un lato per gli indirizzi e l'altro lato tutto bianco, la nostra invece era mezzo per l'indirizzo e mezzo. Benissimo, la cartolina postale russa erano due, una con un messaggio e un'altra con questi disegnini. Disegnini, poi boh, Gramsci disegnatore già fa effetto. Allora, io la prima volta che è stata pubblicata nell'87 dalla zia, credo, Nina Paolesu Quercioli, la zia di Luca. Dopodiché, curiosamente, non è comparsa più, se non per una notina piccolissima, ho studiato e ho trovato, negli anni 80, nell'80, l'edizione di Santucci delle lettere dal 6 al 26, dall'8 al 26, sì, di Einaudi, mai più ripubblicata, scomparso anche quello, libro introvabile, se qualcuno me lo regala gli faccio un monumento, lo trova, io lo sto cercando da anni, non lo trovo, l'ho usato dappertutto, non lo trovo, e compare, e qui mi colpì molto, mi compare nell'edizione nazionale che sta curando per la Treccani l'Istituto Gramsci di Roma, l'edizione in volumi giganteschi, in volumi molto ponderosi e anche abbastanza onerosi, costosi, molto belli, diciamo, molto belli. Sfoglio questo primo volume dell'epistolario, edito nel 2009, ce l'ho finalmente in mano, lo sfoglio e mi colpisce perché è l'unica figura in tutto il volume. Stavo ancora scrivendo il primo Gramsci, infatti c'è una nota che parla di questo fatto, della cartolina, diciamo, nel primo Gramsci, e non solo.
quando noi facemmo la presentazione con Elisabetta ai primi di dicembre del 2014 del primo libro sulla nota dantesca che c'è nei quaderni del carcere, perché avendo insegnato Divina Commedia per 30 anni, poi quando ho scoperto che anche Gramsci se ne era occupato e come, e non mi davo pace di non averlo mai scoperto, voglio dire, mi sono sentita in dovere, ecco, di studiarlo, di fare un libro e di chiedere scuse ai miei allievi perché era un'interpretazione rivoluzionaria della Divina Commedia. Benissimo, quando avevo scoperto questa cartolina, quando noi abbiamo fatto la presentazione, era appena uscito una prima proposizione di ricerca nel 2014 su Critica Liberale di Enzo Marzo, che aveva curato dei tre numeri della rivista sull'altra sinistra. Ci fu anche un articolo di Carlo, se ricordo, vero? Sì. Ci fu un articolo mio, uno di Diano, io ero con Carlo Augusto Diano, e proprio sulla cartolina, perché mi aveva colpito questa cartolina, una prima proposizione di studio, che poi quando mi ci sono rimessa a studiare erano, le intuizioni erano giuste, però c'era, non potevo immaginare la quantità di cose che avrei scoperto. Ecco. Quindi curiosa il fatto che, pur essendo stata pubblicata nell'87 e di provenienza ignota, perché la stessa Fondazione Gramsci dice che non sa dove è stata fino a quando l'ha pubblicata Mimma Pauliese. Non si sa da dove viene. Ora, voi capite che non è che non si sa. Qualcuno l'aveva nascosta. Stava da qualche parte, si saprà pure chi l'ha tirata fuori per primo. No, non si sa. Va bene, quindi io ho cominciato da lì e poi ho fatto tutta la mia ricerca, solo che non avrei mai pensato alla quantità di cose. Pensavo di fare un libriccino piccolino, un centinaio di pagine, in realtà è stata un'immersione sanguinosa, diciamo, veramente sanguinosa, in una materia incandescente, veramente molto forte. Ne viene fuori un Gramsci che, se volete, si avvicina anche al Nino di Pauleso, cioè un Gramsci assolutamente spudorato, spregiudicato, pieno di fantasia, ecco, Carlo diceva fantasia, diciamo, no? Irriducibile, cioè tutta una quantità, se voi volete, di qualità o di virtù che, perlomeno per l'esperienza che ho avuto io, diciamo, nel mondo comunista, e l'ho avuta qui a Firenze come insegnante per tanti anni, voglio dire, queste erano virtù, guardate, insomma, con abbastanza sospetto anche quelle, insomma, non è che fosse poi tanto contemplato e, diciamo, l'inventiva, la fantasia, quella no, insomma, ha una visione sempre più rigida, più economicista, più determinista, più le donne, guardate sempre, qui c'è una mia collega di allora, insomma, guardate anche sempre, diciamo, con un po' di sospetto anche le donne, insomma, comunque tenute a bada e messe a tacere, insomma, una situazione abbastanza complicata, però questa era la verità e questa era la realtà, voglio dire, era anche diciamo, un partito che interpretava la grande eredità di Marx. Il modo in cui è stato interpretato, ecco, la scoperta grande del libro è stata questa, perché il libro mi ha dato modo di scoprire che c'era nei primi anni del Novecento un dibattito, e attraverso questa cartolina ci sono arrivata in Russia, che per 50 anni è stato completamente cancellato dalla storiografia sovietica e anche fuori. Perché questa traduzione di questo romanzo Utopia, voglio dire, di Bogdanov, che è un libro scritto nel 1906, all'indomani della rivoluzione del 5, rivoluzione fallita, è un romanzo nel quale Bogdanov, che era stato forse il leader più importante della rivoluzione del 5, e che poi era fuggito in esilio, diciamo, quel fallimento, addirittura in compagnia con Lenin, avevano anzi per l'occasione della rivoluzione messo a tacere un dissidio tra di loro teorico che c'era già prima, proprio sul modo di intendere il marxismo, sul modo di intendere la rivoluzione. Ecco, questo libro scritto all'indomani, quindi subito nel 1906, con questa, diciamo, ridendo si potrebbe dire socialisti su Marte, no? Una società perfetta, la stella rossa è il pianeta Marte, chiamata stella invece che pianeta rosso, stella perché è più fantasioso il nome. Lì vive una società, un socialismo perfetto, una società. Mannari, in un articolo che è uscito oggi, una pagina intera sul Tirreno, racconta molto bene, diciamo, questa cosa. Questi socialisti su Marte hanno una società solidale, un collettivismo molto buono che lascia anche molto spazio all'individuo, quindi una società per il pianeta Marte non ha mai conosciuto le guerre,
perché non ha ostacoli grandi, non avendo di montagna, almeno quello sono i racconti che lui costruiva sulla base delle scoperte di Schiaparelli, queste qui che erano del tempo. Vive questa società perfetta che combina abbastanza bene, ma che però mostra delle crepe che non sono mostrate in maniera intenzionale come denuncia, però compaiono, leggendo bene il romanzo, delle crepe. Per esempio, questo rivoluzionario Leonid che si trova portato su Marte da un'astronave, e lui si fa prendere e portare via su Marte come avanguardia di un'eventuale alleanza tra Terra e Marte, si fa sedurre perché vuole scappare in realtà dalla compagna con cui sta, che è una compagna, una rivoluzionaria integerrima, noiosissima, punitiva al massimo, mentre lui è fantasioso, irriducibile, predica il libero amore, lei invece la fedeltà totale. Ci sono tutti i punti di crisi, diciamo, se volete, già mostrati, ma non con un intento, vi assicuro che l'intento non è l'intento di denuncia. Molto bello questo romanzo. La cosa interessante è che Gramsci ritiene di farlo tradurre appena arrivato in Russia. E qui entriamo nella cartolina, come mai nel 22 arriva, si ammala, non sta bene, è stressato, affaticatissimo, malato, eccetera, eccetera, viene ricoverato in questo sanatorio che è, pensate, Chianciano, non so, una casa di cura e anche un ospedale, dove in un posto alle periferie di Mosca, un bosco d'argento, Serebriani Borgo a dire questo, dove ci sono tutte le dacie dove i rivoluzionari vanno, i sovieti, anzi no, ormai comincia a essere nomenclatura, i cinovniki li vengono chiamati, nella cartolina si chiamano così i cinovniki, i burocrati, durante l'estate scappano da Mosca, dal Luxo, da dove vivono, diciamo, per stare al fresco nella foresta, al di là della Moscova. Lì c'è anche questo sanatorio, nel sanatorio c'è ricoverata, racconto un po' la storia perché altrimenti è difficile anche da capire, una ragazza che parla bene in italiano, quindi quando Zinoviev decide di mandarlo lì fa anche un atto di buona ospitalità, perché lo manda in un posto dove c'è una che sa parlare, Gramsci lo conosce il russo, 31 anni, pensate. E questa Eugenia sta lì su un letto da 3 anni, non cammina, ha una paralisi che diremo una paralisi isterica, diciamo adesso, non cammina, è anoressica, non mangia, è una donna piuttosto prepotente, piuttosto con un temperamento da dominatrice, questa cosa non la invento e non la interpreto io, la dicono anche i parenti, i nipoti, Antonio Gramsci nei suoi scritti. Il nipote, il figlio di Giuliano, che adesso vive in Russia, ha pubblicato un paio di libri, insomma, in cui dedica anche, hanno documenti di famiglia, diciamo, sulla base di documenti di famiglia. Insomma, nasce una storia d'amore tra questi due, in cui c'è anche un bel match, diciamo, un bel match, perché lui con la sua, ecco la cosa, l'aspetto che rende Gramsci dissimile, se voi volete, no? Anche lì immediatamente il punto di refere rispetto a Lenin. C'è un capitolo che io dedico di Lenin e le donne, fa impressione perché la questione femminile per Lenin era veramente un disturbo. Era un fastidio, era un disturbo, e i rapporti con le donne di Lenin sono stati tutti rapporti catastrofici. Questa ragazza, guardate un po' chi è. È la segretaria della moglie di Lenin. Figlia di un amico di Lenin, che è stato addirittura padrino di battesimo di un'altra delle sorelle, le sorelle Schucht sono 5, poi c'è un maschio, un unico maschio, lui un amico, hanno condiviso l'esilio, lei è stata, dopodiché si è ammalata gravemente, ma guardate, erano periodi tragici, il freddo micidiale, c'era la fame, c'era la carestia, la gente veniva mandata a morire o moriva di malattia, ma proprio era impressionante, veramente questi anni sono veramente impressionanti, perché c'è questo il collettivismo di guerra, diciamo l'economia di guerra ha assolutamente mandato in rovina l'economia, per cui si sta preparando anche una riforma economica che in realtà stroncherà le gambe a tutte le innovazioni che erano state fatte, e sarà in qualche modo un ritorno anche a un'economia di tipo borghese, capitalistico, in certe misure. Nasce questa storia d'amore, ma è una storia d'amore piuttosto... La cosa importante è che questa studiosa Righi, Maria Luisa Righi, a cui si alludeva prima, nel 2011,
pubblica un articolo in contemporanea con l'uscita del secondo volume dell'epistolario Treccani, e qui no, nel primo c'era la cartolina perché era dell'ottobre del 26, nel secondo, lettere del 27, pubblica questo articolo molto, molto interessante in cui appunto, come accennava Sonia, dimostra carta alla mano, con ragionamenti molto pertinenti, molto filologici, una cosa che a percezione già era strana, dove c'è un gruppo di lettere, diciamolo anche erotiche, un gruppo di lettere d'amore molto forti, perché Gramsci è uno che dà nome alle cose, insomma, cioè non è che racconta, sì, che si rifugia, scrive in una lettera del 27, che io ho scoperto dopo aver scritto il libro, me l'ero dimenticata. Sai, nuovamente l'idea della censura epistolare ne toglie la spontaneità, era San Vittore, come ai tempi di Ustica, quando era stato invece al confino per 44 giorni, spero di diventare, lo mette tra virgolette, spudorato come prima, ma ancora non ci riesco. Beh, le lettere spudorate non ci saranno più, perché la censura è veramente imperversa, no? Quindi non ci saranno più. Bene, allora c'è questo primo braccio, questa studiosa, diciamo, dimostra che tre di questo stretto gruppo di lettere, sono meno di 10, diciamo, tutte quante da sempre attribuite, avevano l'attribuzione come destinataria, era quella che sarebbe stata la sposa e la madre dei figli di Gramsci, cioè Julka, la più giovane, bellissima, violinista, misteriosa, una donna molto intrigante, diciamo, che quando compare a Serebriani Bor per andare a trovare la sorella, un colpo di fulmine, insomma, cioè, però non è che la storia, erano state tutte, quindi carissima compagna, cara compagna, la destinataria era quella, però carta alla mano e guardando delle incongruenze, delle cose eccetera eccetera, la Righi dimostra, dopodiché il lavoro della Righi si ferma lì, io ho messo insieme la cartolina e 2 più 2, ho detto va bene, allora la cartolina non è stata mai tirata fuori perché è evidente che c'è un triangolo, la cartolina lo dimostra, nella cartolina sono disegnati Julka, Gramsci e anche, sono riconoscibilissimi, è uno schizzo fatto a penna, eh? Luca, ma si disegna a penna direttamente? Eccola, per la sicurezza, capite, con cui viene in una cartolina postale, in una notte in cui secondo me erano anche piuttosto su di giri, tutti e due, perché anche dal messaggio viene scritto, non so se era la vodka, se era l'amore, se era che cos'era, però anche il messaggio dell'altra cartolina, insomma, lo fa vedere, insomma, ci sono versetti, si straparla, ecco. La cartolina, il messaggio è firmato anche dall'altra. Questo si chiama la croce di Julka, la croce di Julka molto probabilmente è Eugenia, alla fine, la croce di Julka. E questa cartolina mostra lo stoletto che scappa, mille piedi, poi magari Luca ci dirà qualcosa di più sulla cartolina, perché non ne abbiamo mai parlato. E invece a me piacerebbe sapere cosa pensi, perché io ho azzardato un'interpretazione, che poi non è quella che hanno dato, perché la Righi dice che è Julka in tutti i casi, naturalmente, anche la donna che lo vuole fermare. La Righi dice questo, cioè è un'interpretazione mia questa qui. Nessuno ha fatto questa, anche la Paulesu, la zia tua, dice che è sempre Julka. Quindi, cioè, secondo me quella è l'anoressica, insomma, con le mani magrissime e adunche, e il letto che scappa è lui che viene dimesso, che prende, che te la via, come si suol dire, qui la comune. Se non che poi l'amore, le lettere d'amore per Eugenia continueranno, ne sono molto molto tormentate, con delle accuse reciproche, insomma, no, le reciproche non sappiamo, capiamo da quello che dice lui, perché le lettere di Eugenia non le abbiamo. Sapete, le lettere le hanno conservate poi le due sorelle, insomma, le hanno consegnate a Togliatti, le due sorelle che hanno vissuto, Julka è morta nell'80, mi pare, quindi hanno vissuto molto a lungo, sì, molto a lungo, anzi era stupefacente che nessuno abbia mai pensato, io lo scrivo, di intervistarne una, di chiedere qualcosa, silenzio di tomba, cioè non c'è niente sulle pressoché niente che riguardi Gramsci direttamente, diciamo. Quindi, dice da Righi che ci sono le lettere autografe, che non c'è nessuno che ha il nome della destinataria. Io invece ho trovato che alcune sono state trascritte per mano di Eugenia,
e che è stata la stessa Eugenia probabilmente che ha voluto nascondere la storia fallimentare per lei, oppure Togliatti, non lo so, che ha voluto, come dire, la morale di partito che faceva sparire il triangolo in Crescioso, perché non era il triangolo quello ufficiale normale che aveva Lenin con la moglie e con l'amante. Questo qui è una roba normale anche per i comunisti. Togliatti stesso. Togliatti, esatto, questo dico, capito? Questo qui era veramente in Crescioso tra le due sorelle, Lui non ha mai fatto guai, perché questa è una proposizione, dopodiché continuano a darsi del lei, cioè si vede la storia d'amore con Iurka parte quando Eugenia, secondo me è stata lei a mollarlo, a mandarlo via, indignata, cioè oltre certo limite, diciamo, quando ha visto che una rivalità tra lei e sua sorella, in quella rivalità che era secolare, perché ho trovato lettere adolescenziali su questo, eccetera, era, la partita era persa e lei che si ritira, probabilmente. Dopodiché c'è un periodo di sera, poi la cosa esplode, diciamo, e dopodiché Gramsci se ne va. Le lettere interessanti sono lettere che Gramsci manda a Iurka quando se ne va a Vienna, è mandato a Vienna. Era bruciato, come viene detto, era bruciato Gramsci, sì, era bruciato perché in questa partita, diciamo, che si è giocata negli anni 20-22, qui ritorniamo a Bogdanov, il grande avversario di Lenin, perché altrimenti non si capisce perché per 50 anni la storiografia sovietica non ha libri che parlano di Bogdanov, neanche l'Italia, men che meno. Cioè, se volete, lo scandalo del libro non è la cartolina. Lo scandalo del libro era il ripescaggio di questa dialettica fortissima che c'è stata tra due modi diversi di intendere la rivoluzione agli inizi del Novecento, per cui noi ci ritroviamo a un secolo di distanza che siamo esattamente allo stesso punto. Aveva vinto l'interpretazione economicista, deterministica, la scissione tra struttura e sovrastruttura, se voi volete, con un'antropologia che fa riferimento anche a un'antropologia classica e antica, che è quella, come dire, la forza lavoro e la nomenclatura, vogliamo dire i governanti e i governanti, vogliamo dire l'anima, il corpo, le mani e la mente, cioè chiamatela come voi volete, aveva vinto questa. Lenin, la dialettica fortissima e anche molto grave, se voi volete, che c'è a tratti veramente grave, a tinte molto fosche, che c'è tra Lenin e Bogdanov, voglio dire, mostra proprio questo aspetto. Bogdanov, senza mezzi termini, denunciava, diceva, è al contrario alla rivoluzione del 17, diceva la rivoluzione del 17 è fatta così, la rivoluzione in questo modo sostituirà, vedrà sostituito allo zar un capo, però la struttura sociale rimarrà poi alla fine la stessa di prima. Ed era l'antesignano della cultura, allora si chiamava egemonia del proletariato, infatti aveva fondato questo Prolet Cult, questo istituto per la cultura proletaria, che era esattamente opposto al Narkompros, che era il commissariato del popolo per la cultura, di cui a capo per un certo periodo c'è stata esattamente la Krupskaya. Quindi c'era una lotta interna tra una fazione che gestiva la cultura come un indottrinamento, diciamo, un insieme di dogmi da insegnare, e un'altra parte, il Prolet Cult aveva 400.000 iscritti nelle fabbriche, voi capite, 400.000, che sosteneva che invece, come dire, tutti sono gli intellettuali, non sono una classe, c'è scritto nel libro a un certo punto una citazione di Luca Pauresu di una frase famosa di Gramsci, cioè non è che gli intellettuali possono essere solo i borghesi, tutti sono intellettuali, basta solo, come dire, dare la possibilità di fare una formazione a tutti, quindi la cosa importante è, come dire, la formazione, non l'indottrinamento, sviluppare delle capacità che l'uomo già ha fin da piccolo, non considerarlo una tavola rasa su cui scrivere qualsiasi cosa. Le due sorelle lavoravano nel Narkompros? Le due sorelle lavoravano nel Narkompros? Non lo so, Iurka, anche lei, tutte e due. Sì, perché poi mano a mano, voi sapete che entravano in contatto con Gramsci, gli mettevano alle costole i servizi segreti, per cui ognuna delle due è stata presa immediatamente, arruolata allora ufficialmente nel servizio segreto, per cui, come dire, voi capite che il controllo diventava pesante e anche la pressione su queste donne diventava fortissima, infatti Iurka poi finirà anche per ammalarsi gravemente, insomma.
Ecco, poi io riceverei anche, no, vorrei dire una cosa, Luca, mi hai detto sì. No, mi hai detto, no, perché. No. Dammi il microfono. Vieni un attimo. Il microfono? No, quindi niente, insomma, Bogdanov era stato sconfitto, diciamo, nella sua posizione. Nel 23 il Proletkult era stato sciolto. Gramsci lo conosceva già prima di andare, perché Gramsci nel 21 e alla vigilia della fondazione del partito, non è proprio un fondatore del partito, come non è, Gramsci non è il fondatore del Partito Comunista, perché a Livorno ha vinto Cordiga e Gramsci si è tenuto sempre un po' in seconda linea. Poi, prima di guardate, sentite le cose incredibili, prima della scissione di Livorno, Gramsci a Torino aveva fondato una sede del Proletkult, era la cultura proletaria, biennio rosso, sempre nel clima del biennio rosso, mandava gli operai, il libro ricostruisce tutto questo aspetto anche culturale, gli operai mandati da Gramsci a vedere le mostre futuriste, il discorso di... Sì, ci sono delle cose incredibili, l'attività che lui faceva con gli operai delle fabbriche torinesi per la cultura, e lui era favorevole a questa cultura, e lui era contrarissimo a questo. Assolutamente contrario. Quindi è stato praticamente emarginato totalmente dalla politica dopo 20 anni di confronto e di braccio di ferro con Lenin. Bogdanov non ha scritto solo un romanzo utopico, Bogdanov ha scritto opere teoriche importantissime, in dialettica molto forte e molto stretta contro Lenin, però Gramsci sceglie il romanzo utopico da tradurre. Perché? Perché c'ha un'idea di cultura proletaria. Il romanzo, attraverso il romanzo pubblicato in Italia, lui voleva le due firme. Lei scrive: ah, prima che lei, professore, accetti di mettere anche la mia firma nella copertina del libro, dice che mi prenderà per i capelli, traduco, ma non traduco bene. Lei ancora gli dava del professore, già lei stava traducendo il romanzo. È un programma, è un progetto che è quello, come si vede più avanti, quando traduce, comincia a tradurre la filastrocca, il lavatutto, insomma, il modo di dire, quella su, il bambino, questa specie di Pirino Porcospino, su tutto sudicio, bambino che non vuole lavarsi mai. Lui traduce la canzoncina per i bambini, che poi era addirittura una favola illustrata e si chiamava Favola per cinema. Era stata addirittura, cioè, era un momento in cui i pittori, i disegnatori, i futuristi, tutti, cioè, Gramsci era un disegnatore anche di altre cose, perché non è l'unica cosa che abbiamo di lui. Questa maschera africana, questa maschera è una maschera, io ho detto un mammutone, è un mammutone questo qui, perché sono andati poi a vederli per Benino. Dice quello che l'ha con Di Glombo, che era un giovane operaio che poi ha fondato una casa editrice, perché lui promuoveva, ecco, la cultura proletaria, voleva dire poi che l'operaio diventava grafico, che l'altro fondava una casa editrice. Non so se vi rendete conto cosa è voluto dire nella Torino degli anni 20 questa cosa. Ha avuto questo disegno in regalo, questo disegno è una Salomè dell'opera di Strauss, oppure se voi volete della Salomè di Oscar Wilde. Perché la prima, erano gli anni in cui imperversava in tutta Europa questo scandaloso melodramma, e a Mosca poi c'era stato fatto e messo in scena nel 21 con i disegni di un artista, di una donna futurista, e con le scenografie, i costumi, eccetera. Quindi dice Di Glombo che c'era anche un ritratto molto simile, un autoritratto di Gramsci molto simile a questo. Vedete che questo è tutto geometrico. E voi pensate un pochino, togliete quegli occhi minacciosi, guardate un po' i capelli, il trattamento dei capelli, e pensate se non poteva essere un po' un ritratto di un autoritratto di Gramsci. Ma se voi guardate la collina, la donna scarmigliata, prendetelo, è un controrivoluzionario, ecco, forse una parolina va dedicata a questo controrivoluzionario per evitare qualche confusione che è stata fatta anche sì, da qualcuno che vorrebbe sostenere che Gramsci era liberale. Gramsci non era liberale, per favore, poi possiamo anche dedicare un bel pensiero su questo, è una bella, anche una spiegazione molto scientifica su questo fatto, se volete. Questa è scarmigliata, voglio dire, se voi vedete il ritratto, qui ci sono tutti insieme,
bullismo, e questa invece con la faccia la sfinge, che la incontri se sei fritto, e la sfinge quella cosa che la trovi nell'Egitto, ma la trovi se sei fritto, ai Manovo Cosmosiecka. Se sei fritto era lei che aveva trovato e con cui stava scrivendo la cartolina, capito? Ivanovo Vosnosiensk, che era questa città, questa Manchester russa, città delle spose detta, dove c'erano delle rivolte paurose contro il potere centrale, e avevano mandato Gramsci evidentemente per fare una mediazione. Gramsci era famoso, sapeva parlare agli operai, poi non era russo, quindi aveva forse una mano più libera. Era un ospite autorevole, ci sapeva fare, e c'era lo scontro, lo sciopero di quelli del proletkult delle fabbriche contro, voi capite, contro il potere centrale. Ma una rivolta sanguinosissima, con morti, con Gramsci arriva in questa. Ecco, qui ci sono delle cose che sono degli autoritratti, perché secondo me anche la testata del letto d'ospedale col pigiama a righe che scappa. Lo vedete che è la faccia di Gramsci senza corpo, c'ha le gambe attaccate? Un autoritratto sembra, cioè, impressionante anche questa. Cioè, ci sono, ora, chiaramente lui non l'avrà fatto intenzionalmente, io non penso che un artista faccia le cose intenzionalmente, ma gli vengono così, cioè lui, capito, c'è in mente delle cose, gli vengono... No, io questa cartolina, ora ho letto il tuo libro, non si sente, siamo, puoi venire un attimo, non interessa, ma vorrebbe forse un po' più di tempo per approfondire degli argomenti. Quello che a me mi era parso, lo dico proprio semplicemente, era che fosse un po' una forma di d'amore, che in quel momento ispirava la mano di Antonio, e anche la scelta di tradurre insieme un libro così discutibile era una forma di potenza che spesso prende di nuovo così. L'ho sempre vista però anche da un certo punto di vista sotto il profilo della crudeltà, perché dopo aver abbandonato la povera gente, se era fatto no, poi si permette di mandargli queste cartoline, le donne con cui ha avuto relazione, gli avevo raccontato appunto il ricordo di Pia Carena, da Mosca, che l'avevano guidata con due parole, molto semplicemente. Oh, era incinto, però insomma l'aveva un po' liquidata senza troppe spiegazioni, e così molto probabilmente aveva fatto anche con la povera Eugenia, quindi era un po' spregiudicato. Però la cartolina mi ha dato un po' l'impressione che fosse legata a questo momento di grande eccitazione. Poi è vero che anch'io ritengo che il controrivoluzionario sia lui in quel momento, rispetto al rapporto con Eugenia, che era chiaramente una ortodossa di dopo. Mentre non sono tanto d'accordo col fatto che lui lasci Mosca da persona finita. Ecco, quello non lo trovo invece una lettura corretta. Anche perché poi uno è costretto a ritardare il rientro in Italia per via della dictatura che aveva colpito tutti i sedi del Torino del 2009, però poi ritorna magari come segretario del partito, vince la sfida diretta con Bordiga, quindi si apre una stagione in cui diventa protagonista in Parlamento dopo poco periodo. Lasciano fare. E poi chiaramente la situazione precipita anche per una sua chiara presa di posizione. Però nel complesso, anche perché le fasi che poi dicono l'arresto danno a pensare. Certo. Però di questo periodo quello che mi ha colpito è un po' questa sovraccitazione, grazie. Assolutamente. È un bel momento per lui, mi fa piacere. Nonostante il fatto che noi sapevamo che c'era stata una relazione anche con Eugenia, ma non sapevamo che c'era stata quella relazione. Cioè, in realtà quello che ci ha colpito è che le prime lettere di Antonio, che si presumeva sono state mandate a Giulia, e che in qualche modo facevano pensare che ci fosse stata un po' una forzatura nel rapporto dal punto di vista carnale, quindi un rapporto passato, una giovane giuffrucca, in realtà
erano dedicate a Eugenia, era più grande di Antonio, perché insomma aveva un po' affievolito, un po' quel senso di colpa che ci siamo portati insieme. Elisabetta. Ah, allora qualcun altro, perché anche sulle cose che stiamo dicendo, perché... No, questa storia del romanzo poi è praticamente affascinante, perché la posizione del rapporto di Giulia nei confronti di Eugenia, quindi diventa anche una pesante di comportamento, se questa è la situazione che si può dare, come Eugenia che non è lì, non solo anche in sanatorio, perché questi operati dal lavoro di traduzione per quanto riguarda Giulia, ma cominciano questa relazione con piede sull'acceleratore. E rischiano anche, scegliendo il romanzo sbagliato, di compromettersi tutti e tutti. Una forma di coraggio che soltanto gli amanti hanno, in un particolare momento storico. Cioè, tu lo consideri una cosa amorosa e non una cosa anche politica. Ma tutto quello che riguarda Gramsci alla fine è politico. Sul rapporto tra le due sorelle, ora io non voglio mettere il dito sul tasto dolente, però come mai proprio due che parlano italiano e poi tutte molto politicizzate, come mai quando si sapeva che in quel periodo ai funzionari dei partiti esteri venivano affiancate spesso le cosiddette colonne belle che poi portavano le notizie, un quadro piuttosto complesso, ognuno si fa poi la sua opinione, e però alla fine invece di una bella storia d'amore, non ho detto più troppo, no. Le lettere del 24 da Vienna però sono, certo, no, lì poi sono impressionanti. No, ma è molto difficile immaginare. Nella lettera c'è un'altalena drammaticissima. Una finzione, perché in realtà il rapporto è fra due, quello proprio innamorato. È vero che lei era incinta, aspettavamo un figlio, però c'è anche un modo di esplicitare i propri sentimenti. Antonio lo fa in modo molto, molto bello, molto coraggioso, racconta di sé, e viene ricambiato, anche se all'inizio era un po' sospetto, relazionale. Ora io non vorrei passare per una che tradisce il proprio sesso, ma insomma io tanta tenerezza per Eugenia non ce l'ho, perché Eugenia è attestato in tanti modi, era veramente una donna bellissima. E naturalmente poi la cosa straordinaria di Gramsci è che Gramsci anche con lei, c'è un atteggiamento assolutamente attivo, positivo, lei la vuol far mangiare, la vuol far scherzare, la vuol far ridere. Lei racconta a un certo punto, si tradisce a un certo punto quando dice che lui era arrivato a Selegrani, aveva sciolto tutto il ghiaccio accendendo dei fuochi e dei ruscelli che ne faceva saltare i ruscelletti della foresta. Quindi lei aveva vissuto, lui con lei, anche una storia generosa, se volete, no? Racconta che nascondeva centinaia, pensate, nell'anno della carestia, centinaia di uova, perché non voleva mangiare, lei era anoressica, no? E nascondeva centinaia di uova, racconta Gramsci, perché buttava via il latte, cioè non voleva sentire l'odore di cucina. C'è anche in quella parodia un'altra cosa divertente, è la parodia di una poesia religiosa, c'era la mamma di Gramsci che recitava una poesia famosa, nella strofa, si chiama La Croce, di un devoto poeta irpino, Pietro Parzanese, che era un sacerdote anche per studiare. Questa poesia era una poesia che sostanzialmente filastrocca, che diceva insomma che tutti portano la croce qua giù sulla terra, ma non solo i poveri, anche il re, lo scudiero, anche l'uomo che torna dalla battaglia c'ha il braccio mozzo, anche tutti quanti abbiamo una croce da portare nella vita, insomma predicava la cristiana rassegnazione. La mamma pare che la cantasse, perché lo racconta la Paulesu, lo racconta la sera quando stirava, inamidava colletti di camice perché manteneva la famiglia, perché il padre di Gramsci ha passato un periodo in carcere anche. E lui la prende spudoratamente e ne fa parte da lì per raccontare del triangolo, perché il triangolo dentro quella filastrocca c'è, come è forte, anche ancora più forte che nella cartolina, più esplicito.
che nella cartolina, ma via per la tangente, scrive, qui ci vorrebbe il nostro Francesco Burroni, che mi ha aiutato moltissimo in questa prima parte del libro, per questa versificazione, cioè oltre che un talento di disegnatore, ma un talento anche di versificazione, di improvvisazione. Definiscila un po' meglio, Francesco, tu. Che mi ha aiutato proprio da questo punto allora, di vista a capire, a entrare nel mondo, capito? Nel mondo dell'ideazione. Sì, questa è un gergo popolare, tecnicamente è un cincentone, cioè la parodia in qualche modo prende un po' in giro il testo, meglio di trasporre, invece un cincentone, quando prende proprio la stessa melodia e ci mette un testo diverso. Questa è una cosa usatissima nella cultura popolare, perché chiaramente nel popolare non si sapeva la musica, non c'era la musica scritta, non la conoscevano, per cui il modo per far passare contenuti anche sociali, politici, eccetera, eccetera, importanti era il cettone. C'era tantissimi esempi di quel periodo, che ne so, faccio uno solo. No, cara piccina, no, che diventa sì, bandiera di Demetrio, per cui ecco era una parte. A me invece incuriosiva molto questa cosa di Togliatti, no? Perché qui si apre tutto uno spiraglio sul rapporto tra il PC e la politica, eccetera, eccetera. Io riporto la testimonianza di un partigiano senese, ancora vivo, molto anziano. Ora non faccio nomi perché ormai questa era una cosa riservata, non l'ha mai detto pubblicamente. Insomma, lui dopo la guerra di liberazione fu, diciamo, andò a lavorare, proprio fu chiamato a lavorare al Comitato Centrale del PC, a Cortile Oscure. Insomma, e tutti sapevano, insomma, che la stanza di sopra c'era la stanzina dove si vedeva la mente, però tutti lo sapevano, ma tutti facevano finta lì, insomma. E lì, vabbè, poi c'è tutto il discorso, insomma, delle parti della Belanensi, tutto importante, insomma, non so, questo mi sembra anche uno spiraglio interessante. Sì, qui una cosa, il libro di Noemi non è contro qualcosa, è di riscoperta di Gramsci, questo è molto importante, però tu dici una cosa, io mi sento di rispondere su questa cosa qui, perché altrimenti sono d'accordo anch'io che non è morto Gramsci su questo, ma assolutamente morto quando torna, no? E in qualche modo non lo è, però c'è cioè, una cosa, vediamo un attimo i tempi storici, perché abbiamo visto quello che succede in questi quattro anni, dove ci sono anche delle contraddizioni, no? Appunto, in Lenin abbiamo visto che in qualche modo lotta tra il Malcolm Cross, che abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo visto la traduzione, commissariato del popolo, dell'istruzione, che c'è così che mette paura, che il popolo proprio con l'istruzione non ce l'ha mai niente da dire. Rispetto all'istituto di Bogdanov, che invece è un'organizzazione per la cultura del proletariato, già le parole sono meglio, no? Anche se qui c'è tutto un programma di rivoluzione che viene raccontato in questo modo. Allora lui torna in Italia, Gramsci e Togliatti sta dal 26 al 44 in Russia. Come ci sta? C'è stato un recente programma in televisione fatto da Paolo Neri che si intitola Togliatti non era prudente. No? Il titolo sembrerebbe prudente, si richiama un po' il buon padre di famiglia, non prudente. Beh, non è esattamente così, perché poi questo programma televisivo ti fa vedere un Togliatti che è assolutamente oppresso, lo dice niente gli occhi. 100 volte mi ha detto Togliatti che lui in Russia era... viveva come se fosse un personaggio sopportato, come se fosse un personaggio che doveva ogni giorno in qualche modo qualificarsi rispetto allo stalinismo. Tutti gli italiani che uccidono e che ha Renato Neri, il padre di Paolo Neri, che conduce il programma, dice Togliatti lo sapeva perfettamente questa cosa, non può salvarli perché se salva loro mette in discussione sé. Lo stesso Robotti, il cognato, il famoso cognato di Togliatti, che forse era ancora più togliattiano di Togliatti, gli dice guarda che hanno preso me, mi hanno massacrato di porte, io ho resistito, perché altrimenti prendevano te. Allora la mia domanda è un po' questa. Vivere in questa condizione, arrivare qua in Italia nel 44, come,
come hai vissuto gli anni precedenti, come arriva adesso, che cosa, quando tu arrivi poi qui in Italia, no? Il discorso poi dei patti lateranensi, cioè, insomma, la vita è una cosa importante. Se Gramsci abbiamo visto quotidianamente una vita che si svolge anche in carcere, con un rigore, con una passione, e Noemi riesce a raccontarci sia, ripeto, gli anni del carcere, che questi anni, che sono tutti quanti, c'è tutto di certo, ma non c'è niente di certo, ci sono delle contraddizioni che vengono avanti giorno per giorno, ma questa è la figura di Gramsci, la reputazione di Gramsci, per cui oggi noi parliamo di Gramsci. Una vita passata così, che cosa vuol dire quando è stato in Italia? E a questo punto, questo fatto che la nostra cultura, attraverso la cultura di sinistra, ci porta a un Gramsci manipolato, presente ma assente, come quando si dice, l'abbiamo detto altre volte, in Italia, che è l'autore più studiato nel mondo, ma in Italia non si studia. Io ho detto che dopo che hai letto questi libri puoi dire che è l'autore più studiato nel mondo, perché avendolo studiato su questi testi che ti avvicinano a Gramsci, puoi capire il cinese che studia Gramsci, ma non puoi dire che il discorso è questo, ma è vero che lo studia nel mondo, ma in che maniera viene poi studiato se qui in Italia non lo studi? Qual è la comprensione, la contemporaneità? Ma tu lo studi qui e capisci che lo possono studiare in America Latina. E questa è la dialettica, ma se tu dici qui non si studia, però è quello più studiato nel mondo, è di anni, insomma, scherziamo, che mi sembra buttare ancora polvere su questa cosa. Ecco, questo è un po' il discorso, ci vorrei provare a rispondere al discorso di Togliatti. Però mi interessa, quello che mi è interessato è questo lavoro che ho fatto con i miei amichetti per studiare Gramsci. Ricominciamo a studiare Gramsci con tutte le sue, anche tutte, oggi, per questo l'epilogo. L'ultimo capitolo, dico, non si deve mai dire in un libro quando si presenta l'epilogo, per cui di solito dice, beh, come va a finire, lo leggete. No, l'epilogo è importante per questo libro, perché è la chiusura di questa cosa, in realtà, riprendendo tutto il discorso dell'utopia, che sarà fatto partendo da Machiavelli, Swift, tutti, no, i paesi, Campanella, Tommaso Moro, tutti questi paesi, oggi proviamo a riportare, c'è un discorso diverso. E qui appunto vorrei dire a Benedetti, cominci con un medico psichiatra che finisce come finisce, perché poi di nuovo se ne va e c'è, muore per una sorta, per la trasfusione di sangue infetto, un suicidio pazzesco, autotrasfusione, perché sembra le cose che non esistono, cioè è terribile questa cosa, l'autotrasfusione di sangue infetto, finisci con un altro psichiatra di oggi. Insomma, questa cosa che leggendo il libro, rileggendolo, veramente vi ha, insomma, è un libro da leggere proprio più volte, che c'è veramente tutto, sono delle pagine di cui non possiamo parlare, sul rapporto con l'altro, non facciamo a tempo a parlare, però a me finisce questa cosa, questo passaggio, come mai ti sei, cioè, nella ricerca che hai fatto, ti sei trovato con queste due figure che sono così contrastanti, uno poi finisce così, l'altro invece è comunque, come dici, che è la base della sinistra, questi due psichiatri che hanno fatto... Due psichiatri, non è singolarissimo che dovrebbe scelto la Stella Rossa, non è una cosa solo colpo di fulmine, è una cosa amorosa, la Stella Rossa. La Stella Rossa ha delle ragioni precise per essere stata scelta da Gramsci, non è mai che lui fa colpi di fulmine e basta, c'ha sempre un suo perché dietro. Allora, la cosa importante qui, perché altrimenti non ne capiamo le gambe, è di dire che almeno nella mia scoperta di Gramsci tardiva, e credo che questo sia stato per alcuni versi una fatica enorme, uno svantaggio gigantesco, la prima cosa è stata, ma perché non me l'hanno mai fatto studiare? Scusate, perché a scuola non si studia e non ce lo insegna nessuno? A scuola alzi la mano chi ha fatto un corso, si fanno cose molto parziali, c'è il martire del fascismo, c'è qualche pezzo di letteratura e vita nazionale, però non è che la figura viene, non era possibile parlare di Gramsci per davvero, insomma, a scuola. Vabbè, il fatto stesso che io in 30 anni di studio della Divina Commedia, la nota dantesca l'ho scoperta per caso guardando un articolo di Elisabetta Malfitano su Illustrazione, una prima pagina dei quaderni, una foto della prima pagina dei quaderni su Left in cui c'era il punto 5, ti telefonai il giorno stesso e mi portasti subito le fotocopie, cioè io non potevo capire, pensavo, ma io sono, non valgo niente come insegnante, e poi pian pianino, informandomi in giro, ho visto che non ero sola, sì, che quelli che conoscevano Gramsci l'avevano conosciuto
nei testi di partito, nei testi sacri, emendati, purificati, eccetera, eccetera. Quindi non c'erano, erano censurati le lettere famose, le lettere 200, poco più di 200 su 500 e anche quelle censurate. Eppure fu una grande scoperta. Quando furono pubblicate le lettere, cos'era, 47, 48? 47, quando furono pubblicate le lettere ne vendettero centinaia di migliaia di copie in un anno solo, c'era fame di Gramsci, c'era, la gente voleva sapere. Qual è la differenza tra Gramsci e tutta questa storia? Perché questo è il punto centrale, perché altrimenti non si capisce perché lui, come dire, è stato poi così gravato, diciamo, da una censura, da un lento rilascio, una strategia a lento rilascio, per cui non si poteva farne a meno, ma nello stesso tempo bisognava governarne, diciamo, no, l'eredità, rilasciando la pertappe, eccetera. Una differenza fondamentale, qui andiamo anche all'ultimo capitolo. Gramsci, secondo me, è irriducibile, inflessibile sul discorso dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani. Questa cosa, Lenin non ce l'ha, dice che il proletariato non può inventare e ideare niente. Lenin non ce l'ha perché dice che le donne devono stare al loro posto. Possono essere sfruttate e poi scartate. E Gramsci, tu dici che è stato duro con Eugenia, beh, insomma, questo non vuol dire che se buoni con le donne bisogna, come dire, sdoganare anche quando le donne, scusa, sono delle bestie, perché sono malatissime e violente, le violenze femminili, perché altrimenti quella si chiama un'altra cosa, anzi la pretesa che le donne stiano bene, voglio dire, è il fondamento, diciamo, di un rapporto uomo-donna, così viceversa dovrebbe essere, non marciare sulle reciproche debolezze, ma esattamente il contrario. Quindi la cosa fondamentale di Gramsci, che ne fa? Ma spontaneamente, perché un'antropologia nuova, quella che Feuerbach voleva che ci fosse il compito che affidava alle nuove generazioni, un'antropologia nuova, il marxismo è stato costruito su un'antropologia che è dell'uomo scisso tra materia e spirito. Mi dispiace dirlo, ma è così, che si riflette in struttura sulla struttura, il corpo e la mente, dove il corpo e i bisogni sono dominanti. Quindi l'uomo nel comunismo è l'uomo dei bisogni, le esigenze non sono contemplate, anzi spesso sono state perseguitate, condannate e perseguitate, per cui se uno pensava liberamente, voleva il vestito rosso invece che il nero, no, invece che in Cina questo, in Russia era un'altra cosa, ma insomma se uno voleva una propria libertà, questa cosa veniva gli artisti, la strage degli artisti, i suicidi e le stragi degli artisti. Questo è il punto centrale, è come dire, il pensatore, secondo me, che in maniera assolutamente irriducibile, qui la quarta di copertina scritta da Donzelli dice rischiosa, non allineata, precocemente rischiosa, diciamo, lui ha sempre tenuto questa posizione di non piegarsi davanti all'autorità e al dogmatismo, ma di continuare con il suo pensiero e la sua idea di rivoluzione umana. Questa cosa, voi capite, che è un sentimento spontaneo, ma non ha una teoria precisa. Lui rifiuta il pensiero, diciamo, religioso tradizionale, che vuole anche il illuminista razionale, che vuole l'uomo scisso tra materia e spirito, tra corpo e anima. Lui l'idea dell'anima proprio non ce l'ha, capito? Dell'anima. Trovatevi dei punti, voglio dire, io ho cercato anche nell'altro libro alla fine tutti dei punti in cui lui, per esempio, dice che il bambino è nei primi istanti di vita e questo si può osservare da vicino, già in qualche modo ha un suo, ha assolutamente una sua soggettività, una sua personalità in qualche modo, tutta da formare, ma vede tutto, reagisce, non è passivo, non è inerte, è attivo, è in attività. Voi capite che tutto questo cozza completamente contro una teoria che è millenaria. Da questo discendono poi una gestione anche politica, sociale, dei rapporti privati uomo-donna, dei rapporti con i bambini. Qui dovreste leggere, io nel libro precedente ho dedicato pagine e pagine su quanto Gramsci scrive sui bambini, o quando scrive ai suoi bambini. Questo non vuol dire che i bambini devono essere lasciati allo sbando perché sono... No, i bambini hanno bisogno anche dell'adulto, voglio dire, però non deve essere la coercizione quella violenta che dà per scontato che il bambino è una tavola rasa. Allora, senza un'idea di questo genere, un'idea di uguaglianza e senza fondare una teoria dell'uguaglianza nuova rispetto a quella vecchia e pur sempre condivisa, perché nell'illuminismo è il corpo e la ragione, ma la ragione sempre divina è, tant'è vero che poi
c'era l'altare alla Dea Regione, di più, era uno schiera il più accanito di tutti i rivoluzionari, c'era il culto della Dea Regione. Allora, senza un'idea di una realtà mentale che nasce con una dinamica uguale per tutti, assolutamente, anche le donne, non solo, ma anche i neri, anche non esistono, capito? Non esistono sottorazze, non esistono inferiorità per nascita. Tutti hanno una dinamica uguale, anche i maschi e le femmine, perché l'identità sessuale poi si viene formando dopo, nel primo anno di vita. Abbiamo una dinamica fisiologica del passaggio, diciamo, dalla realtà uterina per un fenomeno che è assolutamente fisico. Non c'è babbo o mamma che ci dà l'imprinting, che ci fa essere umano, non c'è battesimo. Nemmeno il seno della mamma ci rende umani. Non è quello, perché il bambino la sua identità umana l'ha già avuta alla nascita, per una dinamica del tutto solitaria che fa nei primi secondi di vita quando viene la luce, l'effetto della luce sulla materia cerebrale. Allora, questa teoria, che è la teoria della nascita, la reazione della materia cerebrale, della sostanza cerebrale allo stimolo della luce, che forma il primo pensiero, che è un pensiero inconscio, non è un pensiero cosciente. Non è che il bambino di un anno è un animaletto a cui bisogna insegnare a pensare. Non è che è una bestiolina che va tolta dall'essere bestia col battesimo, cioè voi capite, è filtrato per mille rivoli, ma c'è sempre un'idea di un'inferiorità. E dire che un sesso, una razza, i bambini piccoli, vuol dire sono inferiori, è come dire che sono subumani. E possono essere violentati, anche uccisi. C'è tutto un altro pensiero, a Roma ne abbiamo parlato a lungo perché avevamo una filosofa studiosa di Heidegger, è esattamente il contrario, voglio dire, del pensiero di Heidegger, che viene a scoprire poi, e chissà poi, che l'essenza vera della realtà umana è essere per la morte per la violenza e per la morte. E ci siamo chiesti come mai, allora negli anni 60 e 70, quello che viene sdoganato dalla sinistra in Italia, il filosofo della sinistra italiana, è stato Heidegger e non è stato Gramsci. Sì, è stato Heidegger perché Gramsci non era stato fatto conoscere. Per cui adesso, più nel resto del mondo che in Italia, Gramsci si sta conoscendo. Chiudo dicendo una cosa sola, una cosa curiosa e interessante, è che mi stanno chiamando nelle scuole. Io sono felicissima di questo. Mi hanno chiamato a Latina, stanno studiando i libri miei, questi due Gramsci, per introdurre Ghilarza. Ha già un progetto da un anno in piedi, e a fine marzo sarò a Ghilarza per una giornata sui libri, sui miei testi gramsciani con i ragazzi, quindi il paese di Gramsci stesso, con un progetto regionale che ha anche dei finanziamenti a questo punto. A Latina, alla presentazione di Latina c'era il sindaco Coletta, e viene introdotto nelle scuole, vengono introdotti tutti e due, a Livorno, nel liceo classico, in Calabria, in diversi licei con un progetto regionale. Ma sono tutte cose che io non me ne sono andata a cercare, mi vengono a cercare. Questa è la cosa curiosa, capite? Ecco, questa vi rende in qualche modo forse la soddisfazione più grande che potrei avere, perché avendo insegnato tanti anni nelle scuole superiori, voglio dire, questa cosa qui per me probabilmente sono scritti, che dire, destinati ai ragazzi questi libri, non lo so, sì, ma probabilmente è così. Comuniste devono essere uguali alle a Santa Caterina Santa Maria Goretti arrivava con per l'inverno in 50. Ah, ok. Sì, siamo per l'Italia. Una cosa sola, cioè questo libro ha avuto già un'accoglienza più che ampia e particolare, perché le pagine culturali di Repubblica, del Sole del Primo Scorre e oggi del Tirreno hanno dedicato molto spazio a questo libro, e di per sé
dice, vabbè, è uscito un articolo su Repubblica, sul Sole, su Tirreno. No, non è così. E quando escono pagine intere su un quotidiano, Repubblica e Sole, dove diciamo che sono quotidiani nazionali, il Tirreno è un quotidiano regionale che fa parte però del gruppo Espresso Repubblica. Quando dedicano una pagina, come hanno fatto con Noè, nell'ambito della cultura, non è un fatto, come posso dire, di chi fa la recensione, ma le pagine culturali sono un po' il timone di un giornale, cioè danno in qualche modo, forse è esagerato dire la direzione di marcia, ma sicuramente la cultura, la parte è quella più ambita, più preziosa, è quella che più in termini proprio di caratterizzazione del giornale dà un peso specifico agli argomenti che tratta. Quindi voglio dire, dal punto di vista culturale e giornalistico, il peso che ha avuto il libro è abbastanza considerevole. E metteteci pure che questa qui è la terza di fila di presentazione, domani è la quarta, e poi la signora, la bellissima autorevole da questo punto di vista, che è Jan Shanna, laureata, neolaureata, inizierà un tour de force e che la porterà a fare a toccare Grosseto, oppure la Sardegna, la Calabria, quelle che di Parigi, Milano. Quindi voglio dire, questo già dice dell'importanza e dell'attrazione di questo libro. Ovviamente, come dire, è il personaggio che tira politicamente, culturalmente, Gramsci è una garanzia di... Però, voglio dire, fare un libro su Gramsci non è una cosa semplice, è una cosa che richiede un saper scrivere, ma anche un saper leggere, un saper comporre e mettere assieme storia, filosofia, tutto quello che serve, insomma, per dare un qualcosa di nuovo sul piano culturale, poi diventa politico, di un personaggio così complesso e così, come dicevi tu, dice Gramsci, si studia in tutto il mondo, è una frase fatta che può dire tutto e può dire niente, cioè il Gramsci che esce fuori qui è un Gramsci sicuramente inedito, sì, umanamente inedito, un Gramsci che fai poi rapporti con le donne in un certo modo, un Gramsci irriducibile sul piano politico, un Gramsci che vive una sua utopia, mi viene da dire, una sua eresia. Questo è il, secondo me, pregio di questo libro. Ovviamente se è così, quello che uno riceve da questo libro evidentemente rispecchia qualcosa e dell'autrice che l'ha scritto e dell'editore che l'ha pubblicato. Ma sì, io volevo dire una cosa, chi non vuole, io poi perdo sempre il filo, appena finita la presentazione mi sparisce della gente che volevo salutare perché magari c'è il capannello. Noi ci troviamo da studenti un po', perché loro ritornano a Roma stasera, andiamo lì perché è vicino, pensavamo, perché altrimenti c'è un altro posto, chi no, chi dice che no. Da Scudieri a prendere un aperitivo, chi ha voglia di venire andiamo lì. Andiamo lì, va bene, perché siete invitati. Grazie a tutti quanti e grazie a Noè Ghetti per questo momento. Grazie a lupo per tutte quante le altre presentazioni.